Che belli, Rog! Che belli! Let's go! Oh no! Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Game Tonight e benvenuti in questa classifica dei top Rog. Come al solito ragazzi, i Rog sono mazzi che sì, fanno dei buoni result ogni tanto, però non sono ai livelli dei tier 2 e tier 1, quindi tenete a mente questa cosa. Prima di incominciare a descrivervi i 5 top rogue, perché ragazzi vi ricordo che vengono direttamente dalla tier list, parliamo un attimo di un mazzo che nella tier list mi è stato contestato da diversi amanti di questo mazzo, io non pensavo che ve ne avesse così tanti. Parliamo di Jun Jun, Star Wars. Cosmo, ragazzi, non sarà un mazzo rogue perché ha avuto una teleport in più. Cosmo, con una teleport, ma tutto il mazzo sbloccato, faceva cagare. Salamagna, con due carte di archetipo limitate, non fa cagare. Quindi Cosmo, anche con una teleport in più, farà cagare. Punto. Questo è il risultato. Ragazzi, Cosmo non fa una minchia. Fa Destroyer, che è outabile da qualsiasi cosa. È una merda, Cosmo, va bene? Competitivamente farà cagare. Non pensate che, oh mio Dio, il mazzo diventa rogue, il mazzo diventa tier 2. Se lo ritenete, non ci capite un cazzo. Detto questo, cominciamo. E al quinto posto piazziamo un mazzo molto interessante. In realtà è più un ex aequo, metto al centro. Da questo lato il candidato Dino. Da quest'altro lato il candidato Eldritch. Scegliete voi quale più vi piace. Perché ragazzi, tutti e due sono dei mazzi veramente interessanti. Il punto è, Eldritch è una merda, però ci guadagna un po' dalla ballista. Dino, misto a uno, yeah. Quindi versione FTK che comunque muore da un'entrata, yeah, quindi ok, cioè dipende un po' dai casi, io penso che Lich sarà sopra a Dino in tutta onestà, quindi buon. Comunque sono dei mazzi che comunque vedono il gioco in linea di massima, quindi ok, ci sta, ex aequo. Quarto posto, Sky Striker, l'hai definito for fun alla scorsa, perché qua è tornato addirittura rogue e addirittura quarto perché letteralmente se ne fotte alla grande della banlist, poteva avere engage a 2 ma non gliel'hanno data, però comunque gli hanno ammazzato diversi mazzi, cioè ammazzato, gli hanno hittato i mazzi che glielo mettevano in their kill e quindi adesso potrà dire la sua, tra l'altro con cross out potrà negare la Madonna e potrà evitare di subirsi qualche roba su Ryder al cimitero, su Kagari, su Engage, potrà rompere potrà direttamente giocare le carte importanti per gli altri mazzi per rompere il cazzo, tanto alla fine comunque gli slot che ha per carte generiche Sky sono davvero tanti e quindi Sky comunque per quanto è amato, per quanto è giocato, potrebbe comunque riprendere a fare qualche result, ecco, mettiamola così. Comunque non è che abbia fatto proprio schifo in questo periodo pre-banlist, in questo format che c'è stato da marzo. Sì, l'ultima banlist è stata marzo, non me lo ricordo, forse lui. Vabbè, in ogni caso l'ultima banlist, il format che ha creato, sì ok, è stato carino per Sky, però non è eccezionale, ecco, mettiamola così. Quindi ha comunque fatto qualcosa, adesso potrebbe riprendere a fare qualcosa di più importante. Terzo posto, Guru, perché boh, cioè letteralmente perché è un mazzo che genericamente campa di Dragoon al momento, più Floodgate in generale, e Dragoon non è stato hittato, Floodgate gioca nemmeno, quindi lo vedo come un buon control. Tra l'altro il fatto che possa negare qualsiasi cosa per proteggersi dai suoi floodgate con la Damanessa è carina una cosa, cioè carina un par di palle. Però ok, ci sta a premiarlo secondo me. Secondo posto per Ignister, perché fare Turbo Arrival da Senila immune è forte. Soprattutto se o lo fai nella versione combo che non può essere attaccato, non può essere niente, quindi va bene, hai vinto, a meno che non giochi un kaiju, oppure lo fai control. Peggio mi sento, perché Arrival con le settate è letteralmente un... più entra più in mano ovviamente, è letteralmente una sofferenza da buttare giù. Ignister è salito col tempo, è aumentato, è migliorato ed è sempre diventato più forte, più interessante, non più che altro per i supporti, ma perché comunque la gente ha incominciato a saperlo giocare questo mazzo, poi ovviamente i supporti che gli sono stati dati sono comunque molto forti, per carità. E dopo i supporti sta avendo delle stampe. Gente che non voleva prendere Ignister perché la terreno costava 30 euro, adesso potrebbe pensare di prenderlo.
da terreno, picari, a cici, insomma un sacco di roba. Adesso potrebbe pensare di prenderlo, perché appunto verrà ristampato il Pegnista ristampato equivale soltanto ad un aumento di giocatori, secondo me. Non è tanto per la potenza di questo mazzo intrinseca, ma più che altro perché appunto il mazzo costerà di meno, che lo vedo così in alto, perché appunto avrà più giocatori. Secondo me è letteralmente obbligata come cosa. Prima il mazzo con quei pochi giocatori faceva comunque qualche result buono, adesso con più giocatori farà più result buoni, quindi come rogue ci sta tranquillamente. Potrebbe arrivare a tier 2? Non lo so, in tutta onestà non penso, però è da vedere, tutto da scoprire. Vedremo, insomma, vi ricordo che alla fine sono scommesse, che non sappiamo una minchia le prossime unità che verrà. Primo posto, Shaddoll. Shaddoll vedrà un aumento di giocatori. Per quale motivo? Perché, prima di tutto, scisma di stampata. Scisma di stampata, ragazzi, sapete meglio di me che è una madonna. Poi, secondo luogo, dogmatica di stampato, è pure lì, dogmatica di stampato, è una madonna. In terzo luogo, Despia. Despia, ragazzi, è un mazzo che va bene con Shaddoll. Avrà un supporto veramente molto forte, che è praticamente paragonabile ad una rivolta, ovviamente con i paragoni del caso, per Despia, mazzo fusione, rivolta è una carta terrificata che è fortissima, però quella carta magia per Despia è veramente interessante. Despia è un mazzo che continuerà ad avere supporti, perché comunque fa parte della lore di dogmatica, quindi non penso che verrà abbandonato facilmente, e questo comporterà che Shaddoll potrebbe incominciare a giocare Despia. E il fatto che possa incominciare a giocare Despia non è completamente negativo, perché comunque Despia è un mazzo interessante, un mazzo che può dire tranquillamente la sua, e adesso che incomincerà a fare skill drain a caso potrebbe essere interessante. Winda, che molti chiedevano, viene settata o non è stata hittata. Scisma viene ristampata e non viene hittata, un sacco di roba dogmatica viene ristampata, quindi di conseguenza, ragazzi, in tutta onestà, Shaddoll, secondo me, non può far altro che migliorare in questo periodo. Scende un po', per carità, perché comunque ci sono mazzi che stanno dimostrando di meglio, ovviamente. Virtual World sta dimostrando cose impressionanti, anche altri che stanno dimostrando cose impressionanti. Prankids non lo vedo comunque sotto Shaddoll, però comunque Shaddoll può anche dire la sua. Ed è, secondo me, veramente il mazzo rogue migliore. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa classifica e quali saranno, secondo voi, i 5 migliori mazzi rogue di questo format post-banlist che arriverà. Detto questo, signori, noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Oh no! Ciao, ragazzi!